Ciao raga, come state? Tutto bene? Yeppa. Intanto volevo iniziare questo video ringraziandovi tutti. Lo so che il pubblico per la maggior parte dei social non è switchabile, ovvero chi segue Boulder Factory Climbing su Instagram non è lo stesso pubblico che segue Boulder Factory su YouTube, quindi soprattutto perché comunque alla fine della favola si sono consolidati dei format totalmente diversi, però al contempo, benché non ci sia questa coesione, devo dire che sono contento di come le varie piattaforme e i vari format stiano funzionando e stiano crescendo proprio in termini numerici. Su YouTube, comunque, tra poco, tra non molto, raggiungeremo i 5.000 iscritti. Ed era una cosa per me, lo so, raga, sono numeretti, non è quello il punto, però io non me lo aspettavo. Cioè, chiunque, voi immaginatevi un po' di proporre un'idea, mettere sul campo qualcosa che vorreste raccontare con tutti i dubbi del caso, perché ci sono i dubbi, ma sarò all'altezza di raccontarle, sarò all'altezza di trasmetterle, dirò un sacco di cazzate, mi criticheranno tanto, mi criticheranno un sacco le persone che mi conoscono, perché questa, se voi aprirete un canale YouTube, la prima cosa che vi sentirete dire sarà: ma così se mi so fare lo YouTuber? Come se fosse quasi ridicolo utilizzare i mezzi di cui disponiamo per esternare delle cose, per raccontare, per raccontarsi, per comunicare. Vabbè, superati questi ostacoli, immaginatevi comunque tutte le paranoie che ci si può fare, e comunque il fatto di non aspettarsi minimamente che tutto questo di fatto possa in qualche modo crescere. Beh, sta accadendo, sta accadendo, e quindi, come dicevo prima, quasi 5.000 su YouTube, siamo quasi a 10.000 su Instagram, con un format che onestamente non pensavo neanche potesse prendere piede. Io l'ho creato come via traversa per integrare questa nuova funzionalità degli short, però su YouTube. Di riflesso ho pensato che potesse essere utile metterli anche su una pagina Instagram dedicata, e caspita, alla fine della favola quasi interessano di più dei video lunghi. Fatto sta che, ripeto, sono tutti numeri a cui non pensavo minimamente e che non mi aspettavo, e che per questo vi ringrazio tantissimo. Detto questo, raga, comunque siamo arrivati alla quarta puntata dell'arrampicata nei reel. E sono contento perché anche questo format interessa e a me piace in primis. Mi piace guardare quello che succede nel mondo dell'arrampicata in questo modo veloce e analizzarlo insieme a voi per poter riuscire in qualche modo a dare un'opinione, ovviamente sempre personale, ma più corretta possibile per quello che riguarda la considerazione di ciò che va bene e ciò che va male in questo sport, che è bellissimo, ma altrettanto pericoloso se lo si pratica nel modo sbagliato. Andiamo a vedere che cosa ho trovato quest'oggi. Iniziamo subito col primo reel interessantissimo, raga, un reel del canale YouTube Hard Easy, che in questo caso, beh, è il canale Instagram. Loro sono bravissimi perché fanno un sacco di video in cui testano un materiale, appunto, di cui disponiamo per metterci in sicurezza, e sono abbastanza esplicativi questi test, ci fanno anche capire il modo in cui ci conviene trattarlo. In questo caso è fighissimo questo video perché sottopongono questo spezzone di corda a una trazione, diciamo, di 80 kg, simulando appunto il peso medio di uno scalatore in fase di calata, e fanno strisciare questa corda su uno spigolo abbastanza vivo. Situazione molto comune durante, appunto, mi ripeto, le fasi di calata di una via in cui la sosta è posta nella parte, diciamo, battuta finale del tiro stesso, no? È tipica la situazione in cui vediamo la nostra corda sfregare su uno spigolo più o meno vivo della parte finale della falesia. In questo caso qua ci chiediamo: ma la corda si consuma? Quanto si consumerà? Ci conviene pulirla? Ci conviene tenerla sporca? Ci conviene lavarla? Questo video è molto, molto chiarificatore per tutto quello che riguardano queste domande. Come si evince dal test, la corda sporca si consuma. Ma si usura, ovvero la calza della corda sporca si usura 100.000 volte di più della corda pulita, perché probabilmente le particelle di polvere aumentano l'attrito durante lo sfregamento.
se ci pensate non è così illogico, ci si può arrivare benissimo da soli, c'è più materiale all'interno dell'intrecciatura della calza, per cui l'attrito, una volta che questa calza si appoggia con grande forza su qualche superficie, aumenta. Beh, raga, più di questo io veramente non so cosa dire. La corda pulita quasi non ha nessun problema. È incredibile, bellissimo, fighissimo. Quindi conviene lavare la corda? Sì, conviene lavare la corda? No, sì, ogni tanto conviene lavare la corda. Piccola parentesi, non mi assumo la responsabilità di dirvi il modo in cui sarebbe meglio lavarla. Chiedetelo al negozio, chiedetelo alla casa di produzione, mandate mail, mandate messaggi, chiamate, assicuratevi quale sia il modo migliore. Altro reel che riguarda la sicurezza, questo qua è veramente assurdo, nel senso che mi fa abbastanza effetto. Questa è una tipica situazione meno falesistica, diciamo più alpinistica, in cui la roccia è molto più soggetta. Vabbè, in questo caso la roccia non è neanche molto buona, non capisco effettivamente quando, in che modo si siano potuti inventare di mettere una sosta lì, dato che proprio si evince, ma chiarissimamente, che sembra quasi più un muretto a secco che una roccia compatta, no? Cioè non sembra essere una facciata molto uniforme, ma quasi degli strati di roccia sovrapposti l'uno all'altro, e quasi questi spitte sembrano piantati nelle parti di sovrapposizione della roccia. Vabbè, è abbastanza criminosa come sosta. Diciamo che sono situazioni che si possono incontrare in luoghi in cui esistono forti agenti atmosferici, come la montagna, in cui c'è ghiaccio, vento, pioggia continua tutto l'anno e che vanno a mettere sotto stress tutta l'attrezzatura lasciata eventualmente in parete. Oppure può succedere anche sul mare, quando il salino di fatto poi va a erodere fortissimamente gli spit, soprattutto all'interno della roccia stessa. Fateci sempre molta attenzione alle vie chiodate sul mare, perché non potrete mai essere sicuri al 1000% che gli spit, a meno che appunto non sia usato un acciaio che va bene, che resiste all'erosione del sale, non potrete mai essere sicuri al 1000% che lo spit stesso non sia consumato all'interno della roccia. Quindi cercate sempre di capire in che falesia andrete, se è frequentata, se è stata chiodata con un tipo di materiale che non è soggetto all'erosione. Quindi informatevi bene, perché finire in qualche via magari storica, in qualche via un po' abbandonata, eccetera, potrebbe essere anche pericoloso. Per cui situazioni così, ora mi sembra abbastanza estrema, però non è che non possono accadere. Fateci sempre caso. Ovviamente qua è inutile che ve lo dico, su una sosta così non ci si cala, la si lascia lì dov'è, non ci si fa niente, anzi semmai, se si riesce, la si toglie con un'altra pietra, la si martella un attimo, la si toglie, la si porta via, in modo da non mettere a repentaglio la vita di gente che magari non ha lo stesso criterio di valutazione. Questo è un reel che ho trovato l'altra volta, mi sembra abbastanza, allora praticamente descrive questo scalatore con la sua action cam sul casco che cerca di moschettonare. Allora, situazione tipica di gonfiezza degli avambracci, in cui cerchi di buttare la corda dentro al moschettone e non riesci. Ora, tutto quello che vediamo sui reel è vero, tutto quello che vediamo è autentico, nella misura in cui ci rendiamo conto che appunto la scalata è questo sport super faticoso e che ci sottopone a queste situazioni di assurdo pericolo, di assurda crisi. Sì, no, forse, non lo so. Allora, io quello che penso di questo reel è che è una messa in scena, perché se una persona è in difficoltà a moschettonare sotto un tetto, la prima cosa che fa è risparmiare energie. Per risparmiare energie, io credo che qualsiasi persona, anche profana, anche te che hai trovato questo video per cercare di capire qualcosa di nuovo circa l'arrampicata, penso che puoi arrivare al fatto che stare appesi con un braccio rispetto a cercare di buttare un piede da qualche parte è peggio. Quindi, se già non riesci a moschettonare, fare
il, come si dice a Genova, il beccio per far vedere che stai appeso con un braccio e nel contempo non riuscire a moschettonare, mi sa un po' di pagliacciata. Voglio dire, butta un tallone, tra l'altro mi sembra che al di sopra, quando se vedete nella parte superiore, quando inquadra un attimo, ci sono delle sbarre atomiche, nel caso butti un tallone molto più alto della testa e ti piazzi bene. Mi sembra assurdo che una persona continui a cercare di moschettonare monobraccio da stanca. Vabbè, l'arrampicata adesso, nell'epoca, nell'era dei social, è anche questo. Altro video molto interessante per quello che riguarda i test del materiale che utilizziamo, sottopongono a un carico enorme un moschettone a ghiera, tipico moschettone a ghiera che possiamo utilizzare su Grigri, sull'imbrago oppure per le calate. Vediamo che arrivano a una trazione di, penso che siano kilo newton, quindi 23.000 kg, e come si può vedere dal video, il punto di rottura è esattamente sulla leva. Ok, questo cosa significa? Che nella situazione in cui, appunto, vedete come lavora bene il moschettone, nel senso che lavora molto verticale, lavora verticalmente, non ha ruotato, perché quando il moschettone ruota ha un carico totalmente diverso, quindi dovete sempre stare attenti di avere il vostro moschettone dritto rispetto al grigri e all'anello di servizio, assicurandovi sempre che non ci siano rotazioni strane pure sui rinvii. Stessa cosa, come si vede dal video, è interessantissimo appunto vedere il punto di rottura, che è la leva, e che quindi ci fa pensare cosa? Che nel caso in cui disponiamo di moschettoni abbastanza vecchi, in cui la leva è un po' gigia, la molla lo vediamo che fa un po' fatica, io ce l'ho avuti dei moschettoni che delle volte rimanevano leggermente aperti, non si chiudevano tantissimo perché erano molto vecchi, beh, in quel caso lì assolutamente dobbiamo buttarli, riciclarli, fare bruciarli. Una leva che non si chiude correttamente riduce drasticamente la tenuta del nostro moschettone, perché anche mentre lavora bene, come possiamo vedere, su un carico che diciamo è ottimale, che è quello dei 23-22 kN, comunque il punto di rottura lo abbiamo lì. Altro reel interessante, non c'entra niente con i test dei materiali, riguarda due forti scalatori, uno specialista del free solo che è Alex Arnold e l'altro un fortissimo scalatore spagnolo che si chiama Jorg Díaz Rullo, fortissimo, continua a macinare 9B+, una roba pazzesca. In ogni caso questo reel è forte, forte vabbè, per modo di dire, qua si vede, c'è la famosissima scena di Arnold, forse sul cap, non lo so dove sia precisamente, che va ad assicurarsi sull'unico spit della via, e mentre recupera la longe gli scappa il piede, sta scalando senza corda. Nel momento in cui gli scappa il piede, guardando il video, viene un attimo di ora nel reel, non si vede perché sicuramente il formato va a chiudere un pochino la prospettiva di dove è in quel momento, ma vi assicuro che nel video originale è veramente tanto in alto. E nella seconda scena invece vediamo Jorg che saltando su una via, questo era un monotiro, non mi ricordo il grado che era, ma una via molto dura, che scala anche lui slegato, e come vediamo nella parte del lancetto gli scappa la mano da cui è partito, eccolo in questo momento. Ecco, è abbastanza da cardiopalma, però che non risica, non rosica, come dice il saggio. Altro reel molto interessante per quello che riguarda la sicurezza, oggi praticamente faremo proprio tutto un video sulla sicurezza dei materiali, sulla sicurezza dell'impostazione di come utilizziamo questi materiali. Interessante, ne avevo anche fatto un video dedicato sulla metodologia di moschettonaggio. Come vediamo in questo caso qua, il moschettonare al contrario, superando la protezione, può favorire la fuoriuscita della corda, quindi è molto pericoloso nel caso in cui ci troviamo bassi da terra, ma comunque è una cosa da evitare. Il modo di moschettonare è esattamente questo, come possiamo vedere in questo caso non rischia la fuoriuscita della corda. Lo rivediamo, se si moschetta al contrario è molto molto facile che il nostro carico in fase di caduta vada ad aprire la leva in questo modo. Ecco, questo è un incidente pericoloso, sappiato, è pericoloso, non è che si scappa, non è che dici vabbè, ma se sono in alto, tanto c'ho il moschettone sotto, ok, va bene. Però se io salto uno spit perché so
che sotto non ho terrazzini, c'ho un forte strapiombo, sono sicuro di cadere anche 20 metri, sono sicurissimo perché sono preparato. Io non corro veramente nessun rischio. Ma se il moschettone si sgancia all'improvviso, mentre né io, né l'assicurato, né io scalatore, né l'assicuratore ce ne siamo resi conto e ce lo aspettavamo, questo può comportare un volo eccessivamente lungo dovuto al fatto che magari l'assicuratore era in un momento di distrazione, può comportare il fatto che non avendolo calcolato al meglio sotto ho un terrazzino, ho una cengia, ho uno spuntone, qualsiasi cosa, può includere il fatto che magari sono basso da terra, sono a 3 metri, sono a 4 metri da terra e che quindi se mi si sgancia il moschettone io finisco coi piedi sul terreno, può comportare tutta una serie di rischi non valutabili che fanno rientrare nella categoria dei pericolosi questo tipo di errori. Altro reel davvero interessante che mi fa un pochino venire i brividini, spero non si sia fatto niente di grave, comunque una cosa non dico proprio usuale, ma che purtroppo può succedere, mi viene da sorridere perché mi è successo anche a me, e mi sono fatto malissimo, malissimo, si rischiano lesioni non da poco, diciamo, è questo reel qua, sentite? Aspetta. Ecco, quel croc erano le dita rimaste incastrate evidentemente nel buco nella fase della preparazione del movimento dinamico. Deve fare un male cane. Ora io non so, ma magari se l'è solo, come si dice in termini tecnici e scientifici, scrocchiate, oppure magari si è lesionato qualcosa, spero proprio di no per lui, però è una situazione non comune, ma che può capitare. Bisogna sempre farci caso. Una cosa che possiamo fare per evitarlo, oppure per ridurre al minimo il rischio, è quella sicuramente, soprattutto magari per gente come me che ha dita enormi, oramai ho delle salsicce, di assicurarci di non utilizzare, sacrificare un pochino di centimetri, diciamo, di prensione, onde evitare di infilare le dita alla morte dentro i vari buchi. Questo perché potrebbe comportare un incastro maggiore e quindi una difficoltà altrettanto maggiore a farle uscire. Purtroppo durante, e per fortuna, durante l'arrampicata abbiamo bisogno di fluidità, abbiamo bisogno di facilità, no? E soprattutto di non accorgerci, di togliere le dita da eventuali buchi, appoggi e appigli, per cui non possiamo stare anche a calcolare più di tanto per togliere la mano e andare ad acchiappare l'appiglio dopo, perché raga, io non succede, ma se succede, male, sono dolori. Bene raga, la parte 4 del video sui reel finisce qua, spero che anche questo vi possa essere stato d'aiuto, vi possa essere piaciuto, proseguirò anche con la parte 5 poi tra qualche settimana, trovo interessantissimo questo format, sto trovando anche tantissimi altri reel di cui parlare, di cui discutere, per cui aprire anche delle discussioni nei commenti se avete piacere e voglia. Che fate, venite al Mello Blocco, io ci vado. Se ci andate e siete presenti nel gruppo Telegram, fatemelo sapere, che così ci beviamo una birra insieme. Se non siete presenti nel gruppo Telegram, comunque cerchiamo di beccarci, fatemi un fischio e così ci beviamo comunque una birra insieme. Se invece state scalando, volete farmi un fischio lo stesso, fatemelo, che così andiamo a scalare insieme. Vabbè, fate un po' quello che volete. Io mi sa che sarò su già da giovedì e niente. Vi abbraccio tutti, vi voglio super benissimo. Ciao, alla prossima.